Che ci fa Salvini nella Roma ricca dei potenti? La Lega nella Roma ricca e dei potenti. Sono a Roma perché la battaglia per liberarsi dalla gabbia dell'euro, che è una moneta criminale, per cercare di fermare quella che non è più immigrazione ma invasione di massa, è qualcosa che interessa molto a Milano, a Torino, a Treviso, ma anche a Roma e a Napoli. E quindi se a Roma c'è gente che al di là delle idee politiche della destra e della sinistra ci dà una mano a liberarci dall'euro che è una moneta sbagliata e a fermare quella che è un'immigrazione di massa, e allora un punto di ascolto e di battaglia anche a Roma è fondamentale. Ma che il vostro slogan diventerà da Roma ladrona, Roma piaciona? No, beh, i cittadini per bene sono a Bolzano e sono a Lampedusa, e quindi noi continuiamo a essere autonomisti, federalisti o indipendentisti, dove la gente democraticamente, pacificamente lo vuole. Roma è una città stupenda, con tanta gente in gamba, amministrata malissimo. E se noi come milanesi siamo messi male con Pisapia, penso che i romani con Marino siano messi peggio. E se c'è voglia di Lega per firmare il referendum, per cancellare la legge Fornero, per legalizzare e tassare la prostituzione, ebbene passerò parte del mio tempo ben volentieri anche a Roma. Qual è la battaglia che gioca la Lega per le europee? Il referendum, partito unico dell'euro, che è una moneta criminale, e chi guarda avanti, chi guarda al futuro, chi guarda al ritorno al lavoro, alla moneta, alla speranza. Con la lira stavamo tutti meglio. 15 anni fa l'Italia era una potenza a livello mondiale, da nord a sud. Dopo 15 anni di euro l'Italia è mutante. Matteo Renzi con il DEF ha redistribuito un po', come dice lui. Sì, con una mano dà e con una mano toglie, e soprattutto se ne frega di quelli che un lavoro non ce l'hanno. Noi sfidiamo Renzi a venire in comune a firmare per il referendum per cancellare la legge Fornero, per ridare lavoro a chi l'ha perso, per ridare la pensione a chi l'ha pagata, per ridare speranza agli esodati e fiducia ai giovani. Quindi Renzi guarda avanti ed è giusto, però se ne frega degli errori del passato. La legge Fornero, ecco, la signora Fornero meriterebbe l'arresto, no, non gli indipendentisti veneti della Ruspa. La Fornero dovrebbe essere arrestata, questo sì. I sondaggi in vista delle europee vi danno risalita? Dei sondaggi mi interessa poco, mi interessa il polso della gente, e la gente ha una Lega concreta e di battaglia contro i mostri e le banche di Bruxelles, ci crede, e quindi sarà difficile perché siamo soli contro tutti, perché il partito unico dell'euro va da Renzi a Berlusconi, però ce la giochiamo. Per arrivare al 5%, per avere una rappresentanza, vi serve tutta Italia, non vi basta più il nord. No, il nord ovviamente ci chiamiamo Lega Nord, è fondamentale, però in agenda incontri a Lamezia Terme, a Taranto, a Cagliari e a Catania. La guerra per liberarsi dall'euro è una guerra che riguarda il nord e il sud, e l'immigrazione clandestina è una vera e propria emergenza che ha Renzi e Alfano come complici che pagheranno per gli errori commessi, quindi combatto a Milano ma combatto volentieri anche a Roma e anche a Catania. La Padania non esiste più. No, la Padania esiste, ci chiamiamo Lega Nord per l'indipendenza della Padania. Esiste quello che i cittadini democraticamente decidono che esista. Detto questo, c'è tanta brava gente anche al sud che non merita di essere mal amministrato come è mal amministrata. Che idea si è fatto della vicenda di Tosi, Report? Fuffa, a occhio fuffa. Se ci sono prove, ci sono reati, ce lo dimostrino. Se però c'è fango... Che la procura apra l'indagine per infiltrazioni. Beh, guarda, quello che è... Scusate che non voglio inaugurare la sede rompendo le palle ai romani, poi mi dicono... Arrivo, no, non voglio eludere. Non voglio eludere, ma facciamo passare... Non eluda la domanda. No, per figure, no. Il leghista che rompe i coglioni agli automobilisti romani, no. No, più ormai siamo bene. No. Dicevamo, fuffa, negli ultimi 3 mesi sono stati arrestati, non indagati, arrestati 3 sindaci della Lega, poi rilasciati. E quindi quando c'è di mezzo la Lega e la magistratura, io penso che non ci sia obiettività. Se a Verona c'è qualche errore lo rilevino, se c'è solo da usare la televisione pubblica per sputtanare senza nessuna prova, senza nessun elemento, è un dramma pagare il canone Rai per farsi sputtanare gratis. Però per la Lega non è un imbarazzo che Tosi abbia comunque partecipato a delle cene con degli esponenti, insomma, non proprio raccomandabile. Ma io ogni giorno incontro un migliaio di persone, oggi a Roma sto incontrando voi che siete carissime persone, non ci avete scritto in fronte brava persona, cattiva ma persona. Ma non c'è la cena con noi. Se mi invitate volentieri. Allora, perché proprio una sede ai Parioli, che è un cuore, no, certamente non un quartiere popolare, anzi tutt'altro. Siamo qua, ma siamo anche in estrema periferia. Io sto ragionando con i ragazzi del Foro 753, ad esempio, che è una realtà stupenda e di gente non pariolina, ma tutt'altro. Quindi io presumo di parlare con chi sta ai Parioli e con chi sta ai margini dell'impero, perché Roma è Roma, come Milano è Milano, eh.
quindi non ho problemi di quartieri. Se ci danno una mano in centro e in periferia a smontare questo euro che è una creatura demenziale, io vengo ai Parioli e poi vado a Malagrotta e poi vado ovunque ci sia bisogno. Pensa che ai Parioli ci sarà tanta gente che l'ascolterà su questo? Non distingo in base ai quartieri, io sono nato in una periferia milanese all'ospedale San Carlo di Milano e quindi vengo da fuori, di solito il centro, almeno in molte città, è quello dei radical chic, con la puzza sotto il naso e che votano a sinistra e poi vanno a farsi il weekend a Cortina. Ecco, io parlo agli altri, non a quelli con la puzza sotto il naso e che vanno a farsi il weekend nella terza villa al mare, ma con quelli che magari hanno un problema di immigrazione anche qua in pieno centro a Roma. Meglio Garcia o Sedor? Il Milan non si tocca, io ho messo la felpa perché mi hanno assicurato che non era della Roma ma di Roma. Milan... Questa è della Roma. No, mi hanno detto che è di Roma e non della Roma, questa perché io sono milanista. Un laziale non la metterebbe mai questa. Me l'ha data un laziale questa. Le assicuro che questa non è di Roma. Io so che di quelli che negli ultimi anni hanno fatto domanda di rifugiato politico, meno del 10% l'ha avuta come riconosciuto. E quindi vuol dire che sbarcano una marea di clandestini, finti rifugiati, che poi mantengono gli italiani. Io mi sono rotto le palle di mantenere mezzo mondo. Lo sai che qui c'è la sede dell'UNHCR? Quello della Boldrini? Appunto, quello della signora Boldrini, peggior presidente della Camera di sempre. Quindi, bene, allora la sede è ben scelta. Stanno chiedendo cosa sta succedendo qua in quartiere. Che secchio d'acqua, no? Bravo. Un attimo. Salvini? Un secondo, scusi. Buongiorno signora. Portiamo un po' di controlli in più, non si preoccupi, anzi, perché c'è la polizia che passa un po' più spesso. Un attimo, Desiderio, scusi. Magari se viene a firmare per il referendum Perfetto. Okay. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Segretario, un attimo. Sì.